In diretta, la Santa Messa dalla Chiesa Santo Stefano, Forino, Avellino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo la liturgia di questa 24ª domenica del tempo ordinario, dove Gesù insiste molto sul come perdonarci e come togliere dal nostro cuore l'ira e il rancore. Ecco, salutiamo anche quelli che attraverso questo mezzo televisivo di 8 channel, ecco, in tutta la regione si mettono in comunicazione con noi nella celebrazione di questa Eucaristia. Riconosciamoci, peccatori, bisognosi della bontà e della misericordia di Dio. Signore, Tu hai rivelato la compassione di Dio per i deboli e i peccatori. Abbi pietà di noi. Cristo, Tu hai perdonato anche ai Tuoi crocifissori. Abbi pietà di noi. Signore, Tu concedi il perdono a chi sa perdonare. Abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
preghiamo. O Dio, che hai creato e governi l'universo, fa che sperimentiamo la potenza della tua misericordia per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia. Signore, non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio. Dal Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile ad un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: Restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Cari fratelli, nella parola di Dio di questa domenica risuona l'eco del comandamento nuovo di Gesù di misurare il nostro amore verso il prossimo non più con la misura che fa relazione a se stesso, ama il prossimo tuo come te stesso, ma con una misura ampia, più completa, come io ho amato voi. Una misura che rompe ogni logica umana e ci pone davanti a Cristo che ci ha amati fino a dare la vita per noi. Ne viene di conseguenza quello che dice il Siracide che abbiamo ascoltato nella prima lettura, cioè che rancore ed ira sono cose orribili e spesso il peccatore li porta dentro. E il Silacide aggiunge ancora che chi porta dentro questi sentimenti, parliamo dell'ira, del rancore, non può poi supplicare Dio che gli dia il perdono. Invece per chi crede e si muove in Dio, come accenna Paolo Apostolo nel brano della seconda lettura che abbiamo ascoltato, non può nutrire dentro questi sentimenti. È assurdo. Non si possono nutrire questi sentimenti dinanzi a un Dio che si definisce misericordia. Non solo, ma come misericordia si è manifestato nel Figlio suo che si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Parlando d'amore, quasi a continuare il Vangelo della passata domenica, vi ricordate che la domenica passata si poneva il problema della correzione fraterna, cioè il metodo per poter correggere il nostro fratello che sbagliava. Ed ecco che Pietro si rivolge al Signore
e gli pone una domanda circa l'amore come perdono. Fino a quando bisogna perdonare il proprio fratello che sbaglia? Fino a 7 volte? Ma Gesù risponde annullando ogni limite, dicendo che bisogna perdonare fino a 70 volte 7. È un modo di dire, si capisce che Gesù mette in atto che non ha nulla di matematico o di temporale, ma che ci proietta nella logica di Dio, nella logica di Cristo, il quale afferma che come l'amore che bisogna avere per il prossimo è senza misura, così il perdono deve essere senza misura. E infine la parabola di Gesù che abbiamo ascoltato, il servo, questa parabola viene definita del servo spietato, cioè del servo che prima riceve il condono, ecco, di tutti i suoi debiti verso il padrone, e poi a un certo punto per 4 soldi che gli deve un compagno, ecco, lo condanna non soltanto, ma lo mette in mano agli aguzzini. E infine, dicevo, la parabola di Gesù vuole affermare che non si dà perdono, che se non si dà perdono non si riceve il perdono dall'alto. Questo è importante nella nostra vita. Siamo perdonati per perdonare. Infatti nella stessa preghiera del Padre nostro noi cosa facciamo? Diamo a Dio come garanzia il perdono che noi diamo al fratello perché lui ci dia il suo. Perdona a noi i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori. E spesso questa garanzia non è fondata, perché spesso purtroppo mentre noi chiediamo il perdono a Dio, dentro di noi c'è il rancore e c'è l'ira. La misericordia è l'espressione più forte dell'amore. Il perdono è l'espressione più forte dell'amore. Infatti Gesù dove ci ha dimostrato la grandezza, l'ampiezza del suo amore, se non sulla croce, mentre soffriva e moriva per noi, quando volgendosi al Padre ha chiesto perdono per i suoi uccisori: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. La misericordia esprime la grandezza dell'amore di Dio, non soltanto, ma esprime anche l'amore di Cristo per l'umanità, il quale Cristo si gioca la vita per noi peccatori. E anche la grande testimonianza di tanti cristiani che offesi, torturati, uccisi, questi nostri fratelli hanno avuto come ultima loro parola sulle labbra il perdono per i loro uccisori. Credo che allora, miei cari fratelli, da questa liturgia che stiamo vivendo, dalla parola di Dio che deve diventare cibo quotidiano del nostro cammino settimanale, dobbiamo capire una cosa molto importante: che chi perdona non perde ma vince. Sia lodato Gesù Cristo. Ed ora in piedi rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, un ingenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza, scese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto il terzo giorno. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
ed ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica storica, professo il suo vescovo, fratelli e sorelle, innalziamo le nostre preghiere al Creatore dell'Universo, che nel suo Figlio ci ha indicato il comandamento nuovo dell'amore. Diciamo con fede: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, affinché nei suoi pastori e in tutti i fedeli si faccia sempre annunciatrice della volontà di salvezza di Dio su ogni uomo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti delle nazioni, chiamati alla responsabilità sul popolo, perché favoriscano un clima di franchezza e dialogo nelle controversie sociali, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i sofferenti che hanno subito violenza, perché non siano accecati dal desiderio di vendetta e siano sostenuti, aiutati a trovare vie di giustizia, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi qui riuniti attorno alla mensa del corpo e sangue di Cristo, perché la parola faccia verità sulla nostra vita, già salvata da Cristo, ma sempre bisognosa di misericordia, preghiamo. O Dio, che non ti rallegri per la rovina del peccatore, ma hai a cuore la sorte di tutta l'umanità, rinnova oggi i tuoi prodigi nei nostri cuori. Non trattarci secondo i nostri peccati, ma rinnovaci a immagine di Gesù Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Accogli con bontà, Signore, i doni e le preghiere del tuo popolo, e ciò che ognuno offre in tuo onore giovi alla salvezza di tutti.
per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi ed hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni eserciti il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorifichi te, creatore e padre, per Gesù Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrante il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Arturo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricorda dei nostri cari morti, in particolare della nostra sorella Filomena, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, San Nicola e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora cantiamo la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, tu che sei,
Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tuo perfetto sangue, Signore Gesù Cristo, per la misericordia. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Spirito per Cristo nostro Signore. Anzitutto un ringraziamento ai nostri amici di Otto Channel che ci hanno permesso di arrivare attraverso la nostra celebrazione a tutta la regione campana, no? Ecco, un grazie al coro che ha animato questa liturgia, un grazie a tutti voi fedeli sempre all'incontro con Dio domenicale. Volevo soltanto dare qualche avviso, gli altri ci ascolteranno lo stesso. Mercoledì inizia il triduo di Padre Pio da Pietralcina in San Biagio, alle ore 18:30 il Rosario, alle 19 la Santa Messa. Così poi sabato festa di Padre Pio, la messa alle 10:30, poi la sera alle 7 e poi la processione. Il giorno dopo faremo un'altra processione, riporteremo San Nicola alla sua casa dove dimora per tutto il tempo dell'anno e da dove guarda e guida la nostra città di Forino. E adesso la benedizione di Dio scenda su di voi e su quelli che attraverso il mezzo televisivo ci hanno seguiti. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi concede i doni della sua grazia. Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi il suo amore ai vostri cuori. Vi colmi di fede, speranza e carità, perché sia ricca di opere buone la vostra vita e possiate giungere alla gioia della vita eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica. Oh.